Sì, buonasera, grazie a Liberi TV che ci ha dato che è venuto qui questa sera all'inaugurazione del centro antiviolenza Mirabal, promosso e fortemente voluto dall'associazione Donne e Diritti, che io mi onoro di presiedere. E questo centro antiviolenza nasce dopo un anno lungo di lavoro, di sacrificio, una lotta dura. Alla fine ci siamo riusciti, abbiamo avuto in concessione i locali da parte della provincia di Cosenza, ringraziamo il presidente Franco Iacucci, e da domani praticamente molte donne di San Giovanni in Fiore, ma anche della Sila, della Presila, avranno un altro punto di riferimento per vedere tutelati e garantiti i propri diritti. Già con la convenzione di Istanbul nel 2003 vengono incentivati le creazioni di questi punti, dei centri antiviolenza, dove poter tutelare e accogliere le donne e i minori in difficoltà. In Sila e nella Presila non c'era un centro antiviolenza, il più vicino era Cosenza o Crotone, quindi in collaborazione col centro antiviolenza Lanzino abbiamo deciso di istituirlo qui, visto che l'associazione Donne e Diritti proprio nel suo statuto, al secondo comma dello statuto, prevede proprio la nascita del centro di violenza, quindi tutelare le donne di San Giovanni in Fiore e dell'Interland. Ci sono delle operatrici che si sono formate, hanno fatto un corso in maniera regolare, e quindi da domani apre ai brattenti questo nuovo centro antiviolenza a San Giovanni in Fiore. Sì, allora, il centro antiviolenza si trova in via Livorno 32, un'ex scuola, nel centro storico, alle spalle dell'abbazia e dell'anfiteatro. Sì, c'è già la pagina Facebook di Donne e Diritti, ma presto ci sarà la pagina proprio del centro antiviolenza, dove troverete anche il numero di telefono e tutti gli altri recapiti.